Buongiorno a tutti, adesso sì, benvenuti a tutti voi che siete intervenuti alla conferenza stampa di presentazione delle opere in concorso alla quinta edizione del premio letterario Mario La Cava 2021. Un premio che ormai non è solo l'evento culturale più importante del programma culturale per l'appunto bovalinese, ma che ormai sta portando in alto il nome di Bovalino e ancora di più dello scrittore Mario La Cava a livello nazionale. Quest'anno, dopo le difficoltà del 2020 che tutti conosciamo, causate purtroppo dalla pandemia da Covid-19, possiamo davvero ricominciare con un vero e proprio concorso letterario e quindi a breve. Grazie anche alla presenza del presidente del Caffè Letterario Mario La Cava e di tutto il Caffè Letterario che è presente qui oggi, potremo presentare le opere in concorso. Prima però passo la parola al sindaco per un saluto. Vuoi intervenire dopo? Va bene. Come dicevo, quest'anno, dopo l'edizione dello scorso anno che ha visto vincitrice Donatella di Pietrantonio con Borgo Sud. Borgo Sud, in un'edizione potremmo dire quasi celebrativa, possiamo tornare a organizzare un vero e proprio concorso e per fare ciò è stata nominata una commissione per la selezione delle opere, una giuria che quest'anno è stata composta da Marco Gatto, docente presso l'Università della Calabria e già giurato del premio letterario Mario La Cava, Giuseppe Lupo, anche lui già giurato, scrittore e docente dell'Università Cattolica di Milano, grande saggista, e da Cinzia Leone, scrittrice e disegnatrice, già vincitrice del Premio dei Lettori nell'edizione 2019, che poco fa per l'appunto abbiamo sentito telefonicamente e a cui va il nostro saluto. Oltre che a un rappresentante del comune di Bovalino, che in questo caso sono stato io, e un rappresentante del Caffè Letterario, che è stato il presidente Domenico Calabria. Ognuno di noi ha indicato tre opere pubblicate tra il agosto 2020 e settembre 2021, come vuole il regolamento del premio, e quindi è stato formato un elenco di 15 opere, da cui poi avremo i tre finalisti e il vincitore. Per la presentazione delle opere, però, passerei la parola al presidente. Sì, quindi andiamo a vedere quali sono le Non posso opere muovere, selezionate dalla Mimmo. Abbassiamo giuria. le luci, Mimmo. Vuoi che abbassiamo le luci? Magari. Intanto vi presento la giuria, come già preannunciata dall'assessore Blefari, che è composta da Marco Gatto, che è docente all'Università della Calabria, come già detto Pasquale prima, è già stato giurato nell'edizione del 2018 letterario, uno studioso di letteratura molto importante. Poi andiamo con Cinzia Leone, la vincitrice del premio dei lettori del Caffè Letterario Mario La Cava, che è una bravissima scrittrice, e Giuseppe Lupo, anche lui componente della giuria dell'edizione del 2018, è uno scrittore, un critico letterario, scrive sul Sole 24 Ore, docente all'Università Cattolica di Milano, e poi componenti istituzionali del Caffè Letterario del Comune di Bovalino. Andiamo a scorrere ora le opere selezionate rigorosamente in ordine alfabetico per autore, cominciando da Per strada e la felicità, Rita Narmeni, casa editrice Ponte alle Grazie. La casa di Roma, Pierluigi Battista.
casa editrice La Nave di Teseo. Io sono Gesù, Giosuè Calaciura, casa editrice Sellerio. Macello di Maurizio Fiorino, casa editrice EO. Il popolo di mezzo di Mimmo Gangemi, casa editrice PM. Il calamaro gigante di Fabio Genovesi, casa editrice Feltrinelli. I tuoni di Tommaso Gianni, casa editrice Ponte alle Grazie. Mentre tutto cambia, di Fabio Guarnaccia, casa editrice Manni. Padre vostro, del collettivo Lupalanca, casa editrice Lubettino. Le maestose rovine di Sferopoli, di Michele Mari, casa editrice Einaudi. Cuore di Furia, di Romana Petri, casa editrice Marsilio. Claretta Littilleriana, di Mirella Serri, casa editrice Longanesi. L'invulnerabile altrove, di Maurizio Torchio, casa editrice Einaudi. La rinnegata, di Valeria Usala, casa editrice Garzanti. La quercia di Bruegel, di Alessandro Zaccuri, casa editrice Aboca. Queste sono le opere selezionate e in concorso per l'edizione 2021. Il premio speciale 2021 da Melagrana a Luigi Lombardi Satriani, che è un antropologo, professore all'Università della Calabria, ha insegnato all'Università della Calabria, è stato anche senatore della Repubblica, membro della Commissione Cultura del Senato e della Bicamerale sull'organizzazione mafiosa e sulle realtà criminali, è un grande esperto tradizioni popolari, ha iniziato la sua carriera accademica come assistente, poi come professore ordinario di storia delle tradizioni popolari all'Università di Messina dal 1966, quindi di antropologia culturale all'Università di Napoli dal 74 al 78. È un grande esponente della cultura, sia meridionale, ma tutta una serie di pubblicazioni, lo conosciamo tutti, forse non ha bisogno della mia presentazione. queste sono le opere e il premio speciale, la selezione del premio speciale. Io lascerei la parola al sindaco per un commento. Prego. Grazie, buongiorno a tutti anche da parte mia. Ringrazio tutti per la partecipazione e soprattutto volevo ringraziare innanzitutto la famiglia La Cava, quindi i figli più presenti, Rocco e Grazia, ma anche Marianna e Caterina, che sono sicuro che ci stanno seguendo. Grazie al Caffè Letterario, quindi al suo presidente Domenico Calabria e a tutti i soci. Grazie e un saluto affettuoso e anche riverente, visto l'importanza della caratura letteraria.
letteraria che rappresentano i giurati, il professore Gatto, il professore Lupo e l'autrice Cinzia Leone, conoscenza ormai del caffè letterario e di Covadino, visto che era stata premiata anche come ha avuto il primo premio dei lettori del caffè letterario nella terza edizione, se non sbaglio. Un ringraziamento a tutte le case editrici che hanno partecipato, gli autori, gli scrittori che hanno appunto inteso arricchire questa quinta edizione. Quindi alcune riflessioni sono d'obbligo anche da parte mia. Innanzitutto, un'edizione che ci dispiace diversa rispetto a quella che avevamo sempre pensato, ideato, no? Con il regolamento di attuazione appunto del premio letterario Mario La Pava, e quindi non un vero e proprio concorso a causa appunto dell'emergenza sanitaria che ormai da 2 anni ci costringe e costringe soprattutto alcuni settori della nostra società ad avere a osservare delle regole restrittive per quanto riguarda appunto il contrasto alla diffusione di questa epidemia. Però nonostante questo, un'edizione che si è voluta articolare unitamente al caffè letterario in maniera anche diversa rispetto all'ultima che abbiamo fatto, e quindi già l'hanno in maniera egregia spiegato sia l'assessore della cultura Pasquale Bleferi che il Mimmo Calabria, presidente del caffè letterario. Un'edizione che quindi vede la partecipazione di questi 15 libri, di questi 15 autori e che poi verranno scelti entro il 31 di gennaio 2022, e poi la serata conclusiva cercheremo di tenerla entro il mese di marzo 2022, questo sempre a causa della pandemia e della situazione dell'emergenza sanitaria che fino a questo momento non desta forti preoccupazioni e si protrarrà ad oggi fino al 31 dicembre 2021. L'altra riflessione che mi permetto di dire è che con la quale va un applauso a tutti quanti, a tutti noi, a tutto quello che è stato fatto, sia a persone che sono presenti in questa sala, ma anche a tanti altri protagonisti di questo percorso importante che si è intrapreso nel 2017 e che oggi ci vede arrivare alla quinta edizione di un premio letterario che ormai ha assunto una caratura nazionale che deve inorgoglire Covalino, perché Mario La Cava è patrimonio innanzitutto di Covalino, prendiamocela tutta questa, e poi ovviamente della Calabria e del panorama letterario nazionale. E non solo, come abbiamo avuto modo negli incontri del caffè letterario scoprire e soprattutto apprezzare. Quindi mi piace ricordare il percorso effettuato, perché quando si arriva alla quinta edizione, poi immaginiamo di arrivare alla decima, alla ventesima, eccetera, 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 significa che si è avviato un percorso, un cammino, facendo anche delle scelte. In questo caso le scelte sono state individuate in una scelta culturale di questo percorso, connotare un percorso piuttosto che dal punto di vista ricreativo, ludico e altro. L'abbiamo voluto arricchire, soprattutto basare sulla cultura e sulla valorizzazione dei personaggi del nostro paese. Questa è un qualcosa che deve davvero farci sentire orgogliosi, come dicevo prima, ma soprattutto ci deve spronare per il futuro, per il presente sicuro, ma anche per il futuro, affinché continuiamo sempre in questa direzione, perché Covalino lo merita, Mario La Cava, e soprattutto perché da questa esperienza è nata
nato anche un esempio positivo di collaborazione, sinergia, senza né prevaricazioni né senza sovrapposizioni dei ruoli tra chi gestisce la cosa pubblica, l'amministrazione comunale, e chi invece svolge un ruolo determinante quanto o forse a volte pure di più di un'amministrazione comunale, un'associazione che fa cultura. Quindi grazie, e questo è un messaggio che dobbiamo portare, dobbiamo divulgare, perché ritengo fondamentale per tutti noi. Grazie. Qualche domanda? Prego. Buongiorno a tutti innanzitutto, e complimenti per la quinta edizione del Premio La Cava, che andremo a fare anche nel 2022. Ecco, io volevo chiedere, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria, adesso c'è un parziale ritorno alla normalità, lo stiamo constatando tutti nella vita quotidiana. Per quanto riguarda invece il Premio La Cava, volevo chiedere come avete vissuto voi questo periodo di inattività, perché sono circa 2 anni quasi che il caffè letterario è fermo, non per problemi suoi ma per problemi che abbiamo tutti quanti. Perfetto. E soprattutto, ecco, volevo sapere quali saranno le novità che ci saranno nel corso di questo premio, se ce ne sono, e quali sono le vostre aspettative. Sì, indubbiamente il Covid ci ha penalizzati in tutte le nostre attività, in particolar modo per il premio letterario, ed effettivamente nella quarta edizione, cioè quella del 2020, non c'è stata la possibilità di effettuare un concorso vero e proprio, per cui il premio è stato assegnato da una commissione tecnica a Donatella di Pietrantonio con il libro Borgo Sud, e la cerimonia di premiazione addirittura dell'edizione 2020 è stata fatta il 4 agosto scorso, quindi in ritardo proprio per il discorso del Covid. Questo ritardo, tra l'altro, ha causato anche una modifica di questa edizione del premio, perché non è stato possibile aprire un concorso letterario aperto a tutti, a tutte le case editrici libere di inviare le proposte, perché non c'era il tempo materiale dall'ultima edizione per organizzare tutto questo, e quindi ci siamo concentrati sulla composizione di una giuria comunque qualificata, molto qualificata, al di là dei rappresentanti istituzionali e abbiamo scelto questa formula in maniera tale che ognuno dei componenti della giuria segnali 3 libri di 3 case editrici diverse, e quindi è venuto fuori, secondo me e secondo noi, una selezione di grande, grande qualità letteraria, perché sono libri di alto valore, secondo noi, è una scelta ponderata, alla ricerca di nomi altisonanti, ma alla ricerca soprattutto della qualità delle opere letterarie. Un'altra domanda? No, era se ci sono novità rispetto al passato. E queste sono le novità praticamente. Che avete chiarito. Esattamente. Grazie. Se mi posso permettere, volevo porre anche un'altra domanda. Ecco, il premio, nonostante diciamo, l'assenza dovuta a questi motivi che abbiamo citato poco prima, ha conservato sempre il suo fascino. Lo testimoniano ovviamente le tante opere pervenute, che avete trovato sicuramente anche delle difficoltà a selezionarle, perché in genere sono sempre delle opere molto appetibili culturalmente parlando. Ecco, volevo chiedere cosa si può fare di più per rendere questo premio ancora più prestigioso, più appetibile a livello nazionale, visto che a livello locale stiamo facendo il massimo, stanno facendo il massimo l'amministrazione comunale, ma anche voi del caffè letterario. No, è chiaro che c'è sempre da migliorare, e comunque il discorso dei premi non è facile. I premi sono tantissimi in Italia, ognuno con formule diverse, e non è sempre facile ottenere un discorso che vada d'accordo sia con la qualità che con le opportunità o quello che magari
viene imposto magari da case editrici, imposto tra virgolette ovviamente. Comunque le scelte poi dei premi sono sempre discusse e discutibili. In questo ovviamente, in questo gioco rientriamo anche noi. Con questa edizione soprattutto abbiamo voluto dimostrare che noi siamo fuori, vogliamo essere fuori da questi giochi, cioè vogliamo puntare sulla qualità. Non sempre è facile, ci rendiamo conto che questo non è sempre facile, però questo potrebbe essere il modo per distinguere il premio letterario Mario La Cava magari da tutto il resto, da tutto il mondo dei premi, perché l'unica cosa per avere una maggiore visibilità a livello nazionale è quello che il premio assuma una sua caratteristica, e questa caratteristica noi vogliamo che sia la qualità delle opere in concorso, e stiamo lavorando per questo, poi a riuscirci poi è tutto da vedere. No, io volevo approfittare per ringraziare i giurati, perché io penso che la qualità di questo premio sia proprio quasi certificata dalla competenza dei giurati. Marco Gatto, Giuseppe Lupo e Cinzia Leone sono davvero a livello nazionale tra i migliori studiosi, tra i migliori scrittori, e io li ringrazio perché loro svolgono comunque un lavoro difficile: prima selezionare tre opere, poi andare a giudicare 15 opere in tempi anche brevi richiede impegno. Non è semplice, però loro hanno accettato di farlo, e questo io penso che da un lato significhi che provi che ci sarà qualità all'interno del concorso, perché sanno davvero dare un giudizio e selezionare, e dall'altro lato penso che sia pure indicativo che il percorso che stiamo seguendo è quello giusto, perché anche loro danno fiducia in noi nell'organizzazione del premio e manifestano la loro stima verso questo premio. Quindi io penso che la direzione da seguire sia questa. Forse quello che dobbiamo fare è proprio non cedere a tentazioni commerciali o simili, penso che abbiate compreso quello che intendo, e continuare a proseguire questa strada. Ci vorrà tempo magari per riuscire ad arrivare ancora più in alto, a diffondere ancora di più la conoscenza di questo premio, però seguendo questo percorso secondo me si arriverà, e anche non in tempi troppo lunghi. Un'ultima cosa: il premio più rinomato in Italia forse è il premio Strega. Donatella di Pimentone è arrivata seconda, noi l'avevamo selezionata prima. Quindi magari anche questo può servire da indicatore. Sì, volevo aggiungere che la scelta dei libri, almeno per quanto riguarda noi due componenti, sì, della tecnici, diciamo così, più tecnici, ma confrontandoci anche con i giurati, devo dire la scelta non è stata facile. No. Non è stata facile perché c'erano molti altri libri che noi abbiamo ritenuto degni di partecipare al premio. Ovviamente la scelta era limitata, però non nascondo che abbiamo dovuto anche, dopo averle selezionate, abbiamo dovuto fare delle scelte precise, scartando tra virgolette altre opere che comunque meritavano di essere presenti a questo premio. Non vorrei rubare tempo a qualche altro collega. Continuo nelle mie domande perché sono delle curiosità. Vai. Che sicuramente soddisferanno anche quelle di tanti cittadini che magari non possono essere presenti, però che avrebbero voluto porre queste domande. Ecco, io vi volevo chiedere che una delle principali caratteristiche di questo premio, una caratteristica che è stata sempre una costante durante gli anni, è stata quella di aver scelto sempre dei personaggi clou molto azzeccati. La presenza di Walter Pedullà l'anno scorso ne è stata una testimonianza, ma anche gli anni precedenti. Ecco, volevo chiedere con quale incentivo riuscite a coinvolgere questi personaggi che hanno un certo spessore già di loro, riuscite a coinvolgerli e a portarli fisicamente qui a Bovalino? Ora ci siamo risposti tutte e tre in contemporanea, lo dirlo tu. Vabbè, il sindaco come principale, diciamo, padrone di casa. Ma così ti vengono a tirare, si
si riesce a coinvolgere Sì, così importanti personaggi. ma Mario La Cava è ovviamente E ricordo l'anello di l'anno il congiunzione, rapporto però di di averli così brillanti, così simpatici, così estroversi, perché già la loro presenza, diciamo che da sola riesce a gestire il premio, ecco. C'è un motivo particolare, questo volevo sapere, o è No, davvero. una coincidenza, ecco, non mi veniva No, il termine. davvero. Abbiamo per esperienza visto che davvero quando si nomina premio letterario Mario La Cava, C'è per questo l'imbarazzo no, della scelta. no, no, nel senso che non si discute, dicono subito di sì, ovviamente nei limiti delle possibilità fisiche. La prima edizione del premio, alla fine, essendo la prima edizione ancora, non è che ci eravamo fatti un nome, avevamo provato le nostre qualità, eccetera, però Certamente. è stato premiato e ha deciso di partecipare, e ha Claudio attivamente Magris. partecipato Claudio Magris, che non vado qui a presentarlo Un perché non ce candidato n'è al premio bisogno. Oscar. Già questo può fare capire come il nome di Mario La Cava già sia un sinonimo di qualità, che riesca ad attirare in questo modo. Poi anche comunque, questo lo dico io, non lo dicono loro, eppure diciamo, la qualità dell'attività pregresse che fa, sanno di partecipare a qualcosa di importante, qualcosa di qualitativamente importante, e non a una semplice premiazione con la targa così o una chiacchierata, diciamo. Non voglio parlare male degli altri, però premi ce ne sono tanti. Però non sempre riescono, io credo, a garantire quello che il premio letterario Mario La Cava riesce a garantire loro in termini, no, non parlo nemmeno economici, ma parlo proprio e neanche forse troppo di visibilità, anche se la visibilità c'è, ma proprio di contenuti. Bene. Se non c'è nessun altro, vorrei fare un'ultima domanda. Allora, che forse è più rivolta all'amministrazione comunale che al caffè letterario. La figura di Mario La Cava, ma anche l'immagine di Bovalino, ovviamente, sta assumendo, grazie al premio, a lui intitolato, quindi a Mario La Cava, un sempre maggiore prestigio e visibilità. Non è forse il caso di, studiare, di escogitare qualche attività collaterale a questo premio? Per rendere ancora maggiore merito a quella che è stata l'attività culturale di Mario La Cava e quindi di conseguenza anche all'immagine di Bovalino nel mondo, nel paese. Attività, l'ho detto all'inizio, il premio letterario è l'evento più importante, però questo significa che non è l'unico evento. Di attività culturali se ne fanno tante fortunatamente a Bovalino, e se ne fanno pure di importanti. Ne fa, penso, l'amministrazione comunale, ne fa il caffè letterario, ci sono anche altre realtà che sicuramente danno un grosso contributo in questo, e lo facciamo pure con convinzione, perché io ho due idee. La prima, che credo di non essere smentito se dico che finora, quando si è parlato di Bovalino fuori dai confini comunali in modo positivo, lo si è fatto solo grazie alla cultura, grazie alle persone che in passato e oggi fanno cultura a Bovalino, e quindi questo già penso che basti come motivazione. In secondo luogo, credo che sia l'unico mezzo che abbiamo per creare una coscienza civica, un amore verso il nostro paese. Le opere sono fondamentali, naturalmente, però oltre che sopravvivere, questo paese ha bisogno anche di vivere, e vivere con queste attività che secondo me non vanno affatto sottovalutate in alcun momento. Forse troppo spesso lo si fa, lo facciamo, non lo so, però vanno assolutamente portate avanti sempre con maggiore rigore. Di solito il premio ha luogo a dicembre, quest'anno a marzo, è stato ad agosto, poi sarà a marzo, ma solo per questioni legate alla pandemia, e vuole essere davvero l'evento conclusivo, però ripeto, viene da un anno prima di attività. Io il caffè letterario lo ringrazio sempre, ma non lo faccio perché
sono qui presenti o per altre motivazioni che qualcuno potrebbe pensare, ma perché effettivamente il caffè letterario, tutto questo è un punto fermo. Grazie al caffè letterario sappiamo che se non ogni sabato quasi Bovalino c'è qualche tipo di attività culturale, c'è un'attività culturale importante, c'è un'attività culturale che riesce a portare fuori il nome di Bovalino e che riesce anche a portare persone della cultura a Bovalino per fargli vedere il nostro paese, quello che è stato e quello che vuole diventare. Quindi io li ringrazio per questo, come ringrazio tutti coloro che fanno cultura in qualunque modo a Bovalino. Il sindaco sottoscrive, non so se anche No, no, ringrazio come caffè letterario, ringrazio quanti hanno voluto in maniera diretta o indiretta essere coinvolti nella organizzazione di questo bene. Ovviamente in primo luogo anche l'amministrazione comunale con cui da sempre abbiamo instaurato un rapporto più di amicizia e di collaborazione proprio fattiva che non altro. Si spera ovviamente che questo possa ripetersi nel tempo, negli anni, anche con voi o con altri, insomma, perché è necessario, senza questa collaborazione, senza queste sinergie, questo rapporto che si instaura, è difficile, arrivare a dei risultati, importanti. Se quello che abbiamo fatto, nel bene e nel male, è stato fatto insieme. Va bene, a questo punto io concluderei. Adesso l'elenco delle opere in concorso verrà inviato come comunicato stampa che abbiamo preparato a tutte le testate giornalistiche. Avremo modo nei mesi a seguire di riaggiornarci quando presenteremo le tre opere finaliste e poi per il premio letterario la serata conclusiva vera e propria in cui scopriremo il vincitore. Grazie a tutti voi e buona giornata.